Buongiorno, bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Lunedì 11 marzo andiamo a vedere come titolano le principali pagine locali. Iniziamo dal quotidiano del Molise. Apertura dedicata allo sport, il morso del lupo, così titola il quotidiano. Lega Pro al Campobasso manda al tappeto la Salernitana, decide Minadeo davanti a 2.500 spettatori. E poi c'è ancora lo sport con la Serie D, il Termoli prosegue la marcia, tris al Marino Agnone, inarrestabile, l'Isernia pareggia, i Granata di Urbano si impongono a Teramo. E poi l'Eccellenza, Fornali e Boiano non steccano, pari tra Sesto e Venafro, ancora promozione, Roseto ipoteca la vittoria del torneo, pari Ripa. La cronaca, Isernia falciato da un'auto, muore dopo 20 giorni di agonia. Rocca Mandolfi, bufera sul concorso, vietato a una donna incinta e da Campobasso indumenti destinati ai poveri, finiscono al mercato. Ancora dopo il furto, minacciano la testimone, coppietta nei guai. Ancora la politica in settimana. La proclamazione per Fratture, Ciocca guadagna punti nell'esecutivo. Ed ora le prime pagine interne del quotidiano del Molise, ancora tutte dedicate alla politica e all'attualità. Conclave, il Molise punta gli occhi su Roma, l'elezione del nuovo Papa è attesissima anche dai fedeli locali. Dopo la messa in San Pietro, domani i cardinali sfileranno in processione verso la Cappella Sistina. Sergio Sorella, ancora la scuola e Regione calano le domande di pensionamento a discapito dei precari. Dopo la riforma Fornero saranno appena 82. E all'Albino la CGIL apre la nuova sede a Via Azzurro. Nel pomeriggio andrà a parlare di lavoro. Ancora la politica alle regionali, arriva la proclamazione. Prevista in settimana quella del presidente, rispunta il giallo del 21° seggio, scendono le probabilità di successo del ricorso per le quote rosa in esecutivo, non sono previste dallo statuto. E poi la giunta si fa avanti anche Ciocca e Niro in poll per la presidenza, un posto al sole, un posto solo per il PD, mentre per Nagni aumentano le certezze. Ancora Albergo diffuso La Fanelli, il nostro progetto protagonista al forum Aree Interne su invito del Ministero. Ancora De Lellis, Rivoluzione Democratica, ha vinto la sua battaglia culturale e politica. E dal quotidiano ci spostiamo alla pagina online di Informa Molise. In apertura c'è lo sport, il Termoli vince 3-1 a Marino, poi la Solagrita al Gamme, giallo sul contratto degli avventizi. Ancora lo zuccherificio del Molise, Papa chiede 16 rinvii a giudizio. Lega Pro il Campobasso vince di misura sulla Salernitana. Ancora post terremoto, la Corte dei Conti condanna l'ex sindaco di Guardialfiera. E poi ancora polizia postale, furto di moduli fotovoltaici, denunciate 6 persone. Da Informa Molise ci spostiamo ora alla pagina del Tempo dedicata al Molise. Senza risparmi, addio ai fondi statali, così titola il Tempo. 3 mesi per evitare che l'80% dei trasferimenti venga tagliato, e l'out-out della Corte dei Conti dopo la relazione di fine mandato di Iorio. Ancora i trasporti, frattura al ministro, treni sporchi e sempre in ritardo. E dalla pagina del Tempo Molise andiamo alla prima pagina del quotidiano Primo Piano Molise. Ancora apertura dedicata allo sport, a Minadeo esalta il cuore rossoblu, la rete del capitano Stein della Salernitana e manda invisibile il Romagnoli, la quarta vittoria consecutiva, vale un doppio salto, lupi fuori anche dai playout a Teleregione. Il confronto tra Capone e istituzioni, ecco i conti, si salvi il Crebbe. Poi ancora la promozione Roseto-Tris nello scontro diretto con il Campo di Pietra.
Quercius solo un punto con l'Olympus macchia frena, l'orrore il derby di San Martino in pensilis, Sardella e BCC, domenica da dimenticare, San Salvo blinda il terzo posto, Marina ok, poi ancora la serie di Isernia, Pari e Rimpianti, Termoli, Corsaro, Agnone, continuità per sperare nei playoff, l'Eccellenza, il Fornelli, Fatica, Orgoglio, Boiano, Sesso e Venafro non si fanno male, poi c'è la cronaca da Isernia investito in centro, muore dopo 15 giorni di agonia. Damiano Biasella viene trovato da una panda sul corso Garibaldi, aveva 77 anni e poi l'inchiesta allo zuccherificio, il PM Papa chiede 16 rinvii a giudizio. Tra gli indagati il governatore uscente Vitaliano e Remo Perna, numerose le accuse. Aggiotaggio, riciclaggio e truffa aggravata. E poi ancora le politiche Iorio in campo. Se si torna al voto aumenta la tensione nel PDL. Ancora la regione giunta a frattura. Prosegue il confronto. Vietato partire col piede sbagliato. Ed ora le prime pagine interne di Primo Piano Molise. Ancora la politica, il governo. Frattura verso l'insediamento perché si avvicina l'ora X, quella che si apre una settimana decisiva e l'Udeur rimarca: non partiremo col piede sbagliato. Candidato alle nuove politiche o alle europee, rumor su Iorio creano tensione nel PDL. Intanto aumenta la suspense sull'opzione del CAV al Senato, la De Camillis prosegue la battaglia per il seggio in Parlamento e poi beni di uso civico. De Marco propone l'amministrazione separata, un modello di gestione che garantisce l'accesso di tutti. Abbiamo la legge, manca il regolamento. Ancora quando i conti non tornano, il piano di rientro, il tavolo massicci chiama la regione al rapporto. Iorio e il DG Francioni hanno contestato le cifre del disavanzo stamane, il confronto. E ancora la voce dei molisani: si può morire per un'occlusione intestinale non diagnosticata in tempo. Questa la domanda di Primo Piano Molise. Bene, con il quotidiano Primo Piano Molise chiudiamo la sezione dedicata alle testate locali. Andiamo ora a quelle nazionali. Iniziamo dalla stampa di Torino. Grillo chiusura totale al PD, così titola la stampa. Napolitano chiediamo un governo a 5 Stelle. L'ex comico: se votate la fiducia mi ritiro. Nel vertice di ieri bocciata la marcia verso le Camere e la risposta dei democratici, un dispetto al paese, ne risponderanno agli elettori. E poi scuola in testa, ma è a metà del quorum la messa di ieri. Tempi grami, i cardinali hanno celebrato nella parrocchia di Roma ed ecco i quattro che partono favoriti per diventare Papa. Ancora la Juve allunga lo scudetto, è più vicino, i bianconeri battono il Catania nel finale, il Napoli affonda col Chievo, Toro KO a Parma. Dalla stampa andiamo alla prima pagina del Tempo. Il CAV ferma i suoi, niente sit-in, assalto giudiziario, annullata la protesta al Tribunale di Milano. Berlusconi: sono innocente, dice, vogliono farmi fare la fine di Craxi. E poi il no all'alleanza con il PD, il diktat dei grillini, governiamo da soli. E poi ancora la fotonotizia, brutto KO all'Olimpico, Champions più lontana, la Lazio si arrende alla Fiorentina. Dal Tempo andiamo alla prima pagina del Messaggero, ancora apertura dedicata alla politica. Grillo: no al governo PD, io mi ritiro. Nessuna rinuncia a chi ha distrutto il paese, soldi ai partiti. Da Bersani gelo su Renzi. Berlusconi blocca il sit-in contro i giudici di Milano, processo Ruby. Oggi un nuovo round e poi le primarie dei papabili e la messa aspettando appunto il conclave. Dal Messaggero andiamo alle notizie di economia con il Sole 24 ore. Statali: perso il 10% dello stipendio, fino a 4.000 euro annui. In meno per un impiegato, effetti anche sulle pensioni. Alle battute finali, il decreto destinato a confermare il blocco dei rinnovi contrattuali nel biennio 2013-2014.
E poi ancora un'università su due dovrà ridurre l'offerta di corsi colpiti gli atenei con pochi docenti e poi ancora i comuni ancora a caccia di case fantasme con il gettito degli immobili non dichiarati possibili incassi per 600 milioni. L'operazione di emersione avviata dal territorio chiama i sindaci ad attivare le procedure di riscossione. Ed ora andiamo alle notizie di sport con il Corriere che titola Juve lampo scudetto. Solo nel recupero Giaccherini piega il Catania, ora Conte a più 9, il Napoli sparisce, KO a Verona e poi ancora l'Inter allo sbando, il Bologna padrone a San Siro, la Fiorentina supera la Lazio. E ancora la Champions, domani la sfida a Barca Milan senza Pazzini, lo Shakhtar su Allegri e l'offerta shock degli ucraini, 6 milioni l'anno per l'allenatore. Ebbene, ed ora proseguiamo con lo sport perché vediamo la clip dei gol più belli di questo fine settimana. Bene, la nostra rassegna stampa termina qui. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale alle 13:50. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per lunedì 11 marzo. Giornata discreta sulle regioni di sud-est con maggiore variabilità e qualche precipitazione in prossimità dei rilievi, asciutto altrove con maggiori schiarite. Temperature stabili sui valori superiori alle medie, venti moderati di libeccio con mari generalmente mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 4, massima 12 gradi. Isernia minima 8, massima 15 gradi. Termoli minima 12, massima 15 gradi. Il meteo è stato offerto da
Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.